Paolo Rovati è l'autore di Aki e Wan, due cani sottratti a quello che Rovati chiama il carcere, cioè il canile. Un racconto divertente con uno scopo nobile. Voce all'autore. Chi è Paolo Rovati e come nasce il suo amore per la scrittura? Beh, io sono un medico, quindi ho sempre scritto dal punto di vista scientifico per quanto riguardava la passione per la scrittura, ma era una necessità più che altro. Però di scrivere racconti per me o cose chiaramente a uso e consumo strettamente familiare è sempre stata una cosa vissuta da anni. Il fatto di aver avuto questi due cani e con le loro avventure è stata un po' la situazione che mi ha indotto a scrivere ulteriormente per i miei figli questo racconto, e finalizzandolo però poi a, come dicevo, a cercare di avere un ritorno per quanto riguardava l'EMPA, e quindi da lì era nata questa idea, ecco, fondamentalmente. Ci vuole raccontare qualcosa della trama? È un modo di raccontare molto originale, anche proprio il modo di raccontare il mondo animale. La trama è che nasce da un'idea fantastica di quello che è stato l'antecedente all'arrivo dei cani, di come possono essere nati, di quella che possa essere stata la loro vita precedente e dei loro, almeno della genitrice di uno e dell'altro, e finché poi in pratica il fatto che i miei figli appunto avessero deciso di andare ad adottare un cane, che sarebbe Aki, ha comportato l'arrivo di queste. Come dicevo, essendo molto molto ansiosa, preoccupata, timorosa, spaventatissima, aveva paura della sua ombra, come si suol dire, ci ha indotti poi a prendere anche l'altro cane, che ha scombussolato l'esistenza a lei e a noi, l'ha diciamo fatta crescere, e nello stesso tempo c'è da dire che anche i due cani si sono passati un po' di comunicazioni l'un l'altro, anche dal punto di vista delle disavventure. Non è la prima volta che fuggono, ogni tanto quando decidono si danno uno sguardo d'intesa, mentre lei sta aprendo il cancello per entrare in casa con la macchina, questi due schizzano fuori e se ne vanno lungo l'argine di Po. Poi andiamo a recuperarli. Stavolta è successo stanotte, io rientravo alla una, mi sono scappati in quel momento e non è stato più possibile ritrovarli. Però ecco, non disperiamo di riuscire a ribeccarli, soprattutto perché Juan ha avuto un problema di una rottura di un tendine 2 anni fa, per cui era stato operato, e quindi si affatica anche molto, per cui è abbastanza a un'andatura claudicante poi dopo un po' di tempo, per cui penso che non sia andato molto lontano, però la zona è abbastanza vasta, so che i boschi ci sono, quindi se si sono andati a perdere lì in mezzo è un pochino più problematico trovarli. Questo libro è molto divertente, scorrevole, però affronta anche una realtà che è molto dura, e che è quella del carcere, come lei lo chiama. Cioè, sì, infatti il canile purtroppo è l'unica soluzione alternativa al fatto che gli animali vivano fuori in branco liberamente, ma anche in modo selvaggio, con tutte le conseguenze che poi a volte possono capitare, no? C'è il branco che sbrana qualcuno, eccetera, ma quella è una colpa nostra. Direi che la cosa peggiore è il fatto che non ci sia una grossa cultura di considerare l'animale come un essere vivente e non un oggetto, è il classico regalo di Natale che poi viene abbandonato nelle vacanze estive, no? E questo va a ingrossare le fila di quelli che sono scaduti. Poi ci sono alcuni che effettivamente trascorrono la vita in carcere senza aver mai fatto male a nessuno, per intenderci. Quindi il pensare di dire, chiaramente è una pia illusione, di poter ottenere un ritorno economico tale da poter finanziare un qualcosa di significativo nel senso strutturale, va bene, era un'idea.
un'idea nata così, parlando anche con i responsabili dell'EMPA, ha detto ci accontenteremo di poter prendere delle cucce e comunque sistemare alcune cose, tutto va, tutto ben venga, però in effetti si deve contare fondamentalmente sulla disponibilità, da quel che vedo, di volontari per poter in qualche modo accudire tutti questi animali con delle restrizioni anche strutturali molto 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 limitate, per cui si spera. Così il messaggio ultimo era proprio quello, ecco, no? Di riuscire a fare un po' di cassa di risonanza in modo tale da ottenere dei vantaggi finali per questi animali. Cosa vorrebbe che il lettore trovasse nel suo Aki One una volta arrivato all'ultima pagina? Fondamentalmente che si sentisse, io spero, di mettere una mano al cuore e l'altro al portafoglio e magari contribuire in qualche modo a realizzare quello che dicevo. Ecco, diciamo, l'obiettivo fondamentale sarebbe quello di poter dare divulgazione il più possibile, per quello che conto e spero che tramite l'EMPA si riesca a fare qualcosa di più importante. Aki One di Paolo Rovati è acquistabile sul sito www.booksprintedizioni.it.